Grazie, buona domenica. Io credo che non sia in una giornata, in un tempo, in un momento così difficile e complicato per il Paese, credo che non sia assolutamente scontato e secondario celebrare una domenica importante come questa, occupando una piazza che è stato, che è e che deve diventare il simbolo del contrasto alla criminalità organizzata. Credo che non sia assolutamente scontato che un comune, un ente locale, il mondo dell'associazionismo dedichi una giornata così importante per riaffermare il principio della legalità, per riaffermare il principio della sicurezza, per affermare il principio del contrasto alle mafie, non solo alla mafia, ma alle mafie al plurale. Quindi credo che questa sia una giornata importante da celebrare, da vivere nel cuore della città di Cantù, che per anni è stata dileggiata e osteggiata, credo e probabilmente ingiustamente, che oggi riafferma un principio riappropriandosi della propria piazza. Un ringraziamento va ovviamente a tutti coloro i quali, partendo dal comune, dall'assessorato, dal mondo dell'associazionismo, dalle forze dell'ordine che quotidianamente sacrificano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta alle mafie lo si fa attraverso gli strumenti di polizia, lo si fa riaffermando il principio della legalità, lo si fa sottraendo ai mafiosi beni, in modo particolare i beni immobili, lo si fa attraverso il coinvolgimento di quelli che sono le generazioni future, dei giovani, degli studenti, proprio perché la cultura della legalità la si riafferma in modo particolare partendo dalle scuole. Io credo che il livello di attenzione, il livello di guardia da parte delle istituzioni tutte, partendo da quelle centrali a quelle locali, deve essere altissimo. Quando c'è crisi economica, quando c'è crisi sociale, le mafie e la criminalità purtroppo trova terreno fertile per poter penetrare. Siccome oggi viviamo una situazione di grandi difficoltà, di grandi crisi economiche, di grandi crisi sociale, la risposta e il livello di attenzione delle istituzioni si deve inserire. Ci saranno tanti soldi che in questi anni verranno distribuiti anche sui territori, laddove ci sono soldi, risorse e ricchezze, evidentemente la criminalità organizzata trova terreno fertile per poter intervenire, e quindi io credo che il livello di attenzione da parte di tutti debba inevitabilmente salire. Quindi io ringrazio l'amministrazione, perché il contrasto alla criminalità organizzata lo si fa senza se e senza ma. Angelo Orsenigo giustamente ricordava che la lotta alle mafie non ha colore politico, non ha dimensione politica. Il perimetro del contrasto alle criminalità organizzate coinvolge tutte e le tante persone per bene che vivono il nostro territorio e che vivono l'Italia. Quindi bene, avanti su questa strada, la direzione giusta è la riaffermazione della legalità e dire sempre no, senza se e senza ma, alle mafie. Grazie e buona domenica.